Buonasera a tutti, vi invito a portarvi davanti al palco così iniziamo la 17ª edizione di Cessinali Canta. Non vi preoccupate, questa sera non sarò io il presentatore della serata, ma qui sul palco avrete due presentatrici. Quindi inizio con introdurvi la prima presentatrice di questa sera. È la prima volta che presenta il festival. E vabbè, gli facciamo qualche domanda quando sale, non la presentiamo direttamente. Allora, chiamo sul palco Carmelina Iannuzzi. Ciao Carmelina. Ciao Pellegrino. Come ti senti? Bene, bene, sto a casa, quindi sto bene. È la prima volta che presenti il festival. Sì, però ho avuto come maestro te e Enzo Spina. Siete stati bravissimi e quindi io ho preso da voi. Ci hai copiato le scorse edizioni, ho visto. Ti sei visto tutti i filmini che abbiamo fatto. Esattamente, ho studiato tutta la settimana. Perfetto. Insieme a Carmelina, questa sera ci sarà invece un'altra presentatrice che invece ha già calcato questo palco un paio di volte, se non mi sbaglio, ormai ho perso il conto. Allora facciamo un vostro applauso ad Antonella Sirignano. Buonasera. Ciao Antonella. Buonasera. Buonasera. Troppa gente. Troppa gente. Vabbè, ma adesso iniziano a vedere, salgo. No. Ci sei. Ma arriverà anche. Sì, è l'orario. Arriverà. Questa sera serata adulti. Adulti? 15. Per la prima volta solo due donne che presentano, finalmente. No, qualche altra volta ci sono state. Ti devo smentire. E allora devo richiamare chi mi ha dato un suggerimento sbagliato. Spina che ci ha dato questa chicca. Va bene, però prima di lasciarvi alla presentazione, vedo che avete una cosa in comune questa sera. Il giallo, avete il vestito giallo e la collana gialla. Sì. Come mai? Ma guarda, senza volerlo è successa, perché poi ci conosciamo da una vita e quindi ci capiamo anche a distanza, sì. Questione di feeling, per richiamare una canzone di Cocciante. La vuoi accennare per lei? No, canto dopo. Vabbè, allora non ci dilunghiamo, vi lascio il palco così no, iniziate il perché festival. Perché effettivamente dobbiamo dare spazio ai veri protagonisti. Grazie mille, vi saluto, allora vi lascio al festival. Buonasera a tutti, vi auguro buon divertimento e iniziamo col primo dilettante, cantante, Ciro Biondi. Buonasera. Buonasera a tutti. Ciro è un veterano. Sì, ho cantato parecchie volte qua, questo... Delle 17esime. No, tutte no. Tutte no, però. Allora, stasera ci canti Tu sei una cosa grande. Sì. Bellissimo. Chi la vogliamo dedicare? La dedico a mia moglie. Carino. E c'è un motivo in particolare, nel senso che si appassiona? Ti piace il cantante, ti piace la canzone o... Mi piace, diciamo, il genere musica leggera, quindi musica italiana. E vabbè, poi in particolare questi cantautori che sono delle nostre parti, quindi come Modugno e altri interpreti. Bravissimo. In bocca al lupo allora, Ciro Biondi. Una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me, io ne moro così, guardando a te. Urri, sapere una cosa da te, perché quando ti guarda così, si pure tu ti senti morire, non mi dici e non mi fai capire, ma perché è stile una volta sola, si pure tu stai tremando, dilla che me vuoi bene, con mio,
così, una cosa grande per me, una cosa che tu stesso non sai, una cosa che non ha giunto mai, non viene così, ma così grande. Si pure tu ti senti morire, non mi dici e non mi fai capire, ma perché è sì la una volta sola. Si pure tu stai tremando, grande per me, una cosa che tu stesso non sai, una cosa che non ha giunto mai, non era così, a così grande, a così grande. Grazie a tutti. Complimenti, complimenti. Bravissimo, hai riscaldato il pubblico. Bravo, 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 bravo. Quindi in bocca al lupo a tutti. A dopo, ok, a dopo. La seconda è Gabriella Genovese. Un applauso, vai. Buonasera. Buonasera a tutti. Bene, Gabriella, che cosa ci canti? Nada, ma che freddo fa. E non fa freddo. È meno male, meno male. Fa molto caldo. Fa molto caldo, quindi potrei quasi cambiare la parola. Sì, sì, sì. Tu cerca di riscaldare il pubblico, così. Col fatto che si possano divertire. Certo, certo. Senti, la scelta di questa canzone, il motivo? Mi piace, è bellissima. Infatti, hai ragione, hai ragione. E devo dire che ho assistito alle prove, Gabriella, nonostante questo fisico così piccolino, ha una voce possente, un vocione proprio, che adesso farei sentire a tutti quanti. Quindi, e Gabriella Genovese. Inverno, il sole è stanco, a letto presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì che io t'amerei. Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più. Sento una farfalla che sui fiori non vola più, che non vola più, che non vola più. Mi son bruciata al fuoco del tuo grande amore che si aspetto già, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mai delusa, dal mio viso quel sorriso che non ritornerà. Cos'è la vita?
E salza il vento, un vento freddo. E salza il vento, un vento freddo. Grazie. Bravissima, bravissima Gabriella. Complimenti, brava. A dopo, anche con te. Allora, adesso passiamo a Urciuoli Alessia. Vai Alessia, brava. Dai un applauso. La più giovane questa sera. Alessia, cosa ci canti? Ti avrei voluto dire. Cosa avresti voluto dire? Che a volte serve un abbraccio per stare bene. Da chi c'è questo abbraccio? A un ragazzo che ho conosciuto a mare, Simone. Quest'anno? Ma i tuoi genitori lo sanno? Sì, sì. E di dov'è questo Simone? Di Napoli. Ah, lei dice Sinali, hai tradito il paese. Ma lui sta qui questa sera? No. Ma c'è qualcuno che ti registra? Adesso c'è la possibilità di fare Facebook. Poi dove lo con Facebook online, così su Instagram. Si può dire almeno il nome? Sì, Simone. Sì. Simone, ascoltala, questo è per te. Dai, mettici tutta la carica, l'amore, l'abbraccio, vai. Ti sto pensando e non si può restare ferma ai pregiudizi, che la vita è troppo breve per non riscoprirsi, che possiamo avere un'ultima occasione per restare insieme senza una ragione, ma se non rischi vuol dire che forse in fondo non vuoi. Stammi vicino da togliere il fiato stanotte, vicino quando tutti diranno di stare lontano da me, che queste braccia sono così stanche, stanche di respingerti ora, che queste braccia ti stanno aspettando ancora. Ti avrei voluto dire che a volte mi viene voglia di chiamarti in piena notte, e scusa se mi freno ma non ho la forza, ho sempre voglia di stravolgerti la vita, di lottare contro tutti per te, e mentre ascolti queste mie parole in fondo lo so che dentro sono di te.
brava. Brava Alessia. Alessia, allora dopo ci dici se Simone ti ha risposto. Io credo che hai messaggio... ricevuti. Sì, sì, l'ha ricevuto per bene. Ciao Simone. A dopo. Carmelina, tutto bene? Va benissimo, a voi? Voi? Stiamo questi andando pochi bene. Rimasti. Vabbè, però ci si diverte, voglio dire, no? Ci sono delle persone che uno conosce, canta, li si può prendere anche in giro dopo. Una no, perché è bravissima Paola, però voglio dire, lasciamo stare qui. Vogliamo continuare? Continuiamo, meglio. Continuiamo. Il prossimo cantante, Maurizio Di Vito. Al centro, al centro. Buonasera a tutti voi. Maurizio non è la prima volta che canta. No, che canto è da quasi sempre. Da quasi sempre. Che vengo qua sono 7-8 anni, quindi sì. Le piace la musica, le piace sì, cantare? Sì, mi piace un po'. Cosa tutti ci... i generi. Tutti i generi, perfetto. Stasera ci canta? Una canzone di Marco Mengoni che ha vinto Sanremo. Ah, sì, l'essenziale. Come mai questa scelta? Ah. È una canzone che mi piace come tante altre canzoni, è una scelta per caso. Per caso, l'essenziale che cos'è per lei? L'essenziale è vivere bene con tutti e con se stessi. È vero, è vero, delle cose semplici. Va bene, a te il palco. Grazie. Sostengono gli eroi, se il gioco si fa duro da giocare, beati loro poi, scambiano le offese con il bene, succede anche a noi, di far la guerra in bene e la pace, e nel silenzio mio, annullo ogni tuo singolo dolore, per apprezzare quello che non ho saputo scegliere. Mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri. Appartengono anche a te, sempre sei per me l'essenziale. Non accetterò un altro errore di valutazione, l'amore in grado di celarsi dietro amabili parole che ho pronunciato prima che fossero vuote e stupide. Mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri. Appartengono anche a te. Mentre il mondo cade a pezzi, mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini. Tornerò all'origine, torno a te che sei per me l'essenziale. L'amore non segue le logiche di togliere il spero e la sete. Tengo
grazie. Bravo Maurizio. Complimenti, bravissimo. Adesso è il turno di una maestra. Sì, è vero, è vero. Una bellissima donna, posso dirlo? Bella, concordo, bella. Concordo. Bella. Anna Maria Forgione. Un applauso. Anna Maria, oggi siamo noi che ti interroghiamo. Dai, non avere paura di noi. Che cosa ci canti? Vuoto a perdere di Noemi. È un testo scritto da Vasco Rossi e musicato da Gaetano Curreri degli Stadio. Sì, e maestra, lo dedico... tecnica, ce l'hai voluto sottolineare. Comprarla. Dedico a tutte le donne. Bravissima, sì, perché questa canzone ha un... È un testo veramente dedicato alle donne perché... a volte in un periodo particolare oppure con gli anni che passano si fa un bilancio e ci si rende conto dei cambiamenti non solo a livello emotivo ma anche fisici, però le donne non mollano, con le consapevolezze vanno comunque avanti, quindi è un brano dedicato a tutte le donne presenti e non. Bravissima, in particolare bravissima. A mia nipote Maria. Particolare. No, altrimenti lei che ha voluto farci sbagliare. Mi commenterà in modo negativo su Facebook, quindi... Vuoto a perdere. Sospeso per me stessa. Sono un vuoto a perdere, sono diventata grande, senza neanche accorgermene, ora sono qui che guardo, che mi guardo crescere, la mia cellulite, le mie nuove consapevolezze, consapevolezze. Quanto tempo che è passato senza che me ne accorgessi, quanti giorni sono stati quasi eterni, quanta vita che ho vissuto inconsapevolmente, quanta vita che ho buttato via per niente, che ho buttato via per niente. Sono un vuoto a perdere, sono diventata questa, senza neanche accorgermene, ora sono qui che mi guardo crescere, la mia cellulite, le mie nuove consapevolezze, consapevolezze. Bye.
dentro un vuoto a perdere, sono diventata questa senza neanche accorgermene. Bravissima, andate via la dedica, il bel messaggio, viva le donne, sempre e comunque forti. Carmelina, questo te lo lascio a te. Sì, perché ci devi fare una bella descrizione. È il, no, è il fratello dell'organizzatore, cioè, voglio dire, è un peso non da poco. Questo. Adesso Luca Spagnuolo. Luca, c'era qualcuno che ti voleva bloccare. Enzo. Il protagonista Enzo, eh. Enzo ormai è navigato. Ma no, navigato no, lui adesso si sta impegnando, sta focalizzando la sua attenzione su altro. Il festival non è l'importante. Sì, infatti. Non è vero. Vita sociale è più impegnata. Sì. Luca, cosa ci canti stasera? Se bruciasse la città. Se bruciasse, diciamo, qua ci stiamo. Questo caldo, sì. Come mai in questa scelta? No, la voglio dedicare alle mie principesse. Ah, ma tu ce n'hai tre di principesse, però tutte uguali. Tutte uguali. Non c'è una preferenza. No. Ormai la devi condividere, Carmen. Condividere. Va bene, a te se bruciasse la città. Cuore mio, non tornai, sa che di un altro adesso sei. Tua madre va dicendo che a maggio un uomo sposerai, ma se in fondo al cuore tuo c'è un ragazzo, sono io. Ma chi l'ha detto, ma perché non devo più pensare a te? Nessuno sa chi sono io, ma il primo bacio è stato mio, impazzisco senza te. E ogni notte ti rivedo accanto a me. Se bruciasse la città, da te io correrei. Anche il fuoco vincerei per rivedere. Accanto a me. Se bruciasse la città, da te io correrei. Anche il fuoco vincerei per rivedere te. Se bruciasse la città, lo so, tu cercherei.
c'è, hai riscaldato un po' il pubblico con questa canzone, bravissimo. Sì, sì. Allora Antonella, io per i prossimi sono emozionata, pure io, dobbiamo essere precisi, sono due perfezionisti. Questa coppia come è venuta fuori? Guarda, non lo so. Sono precisi, sì. A te l'onore prima. Allora, adesso cantano Massimo Gallone e Paola Cucciniello. Che eleganza. Che eleganza. Oh, la vedo qui in prima fila, che c'è un in prima fila di... Vediamo un attimo. Bellissimo, ma li avete pagati? Oh, un tifo da stadio. Opera di Paola, Paola, tu. Paola, io ho invitato solo un po' di gente. Solo un po' di gente, ma non l'ha nemmeno scritto su Facebook che lei cantava. Che lei... Ha creato un gruppo su WhatsApp. Veramente? Massimo e Paola cantano. Ha fatto degli inviti con una foto, un selfie. E quello era l'evento. Cioè, Cesina li canta. Paola, Paola. Eh sì, dovevamo cantare noi tutta la serata. Poi cosa ci cantate? Il conforto di Tiziana Ferro e Carmen Consoli. Paola, il conforto. Io la dedico a mio marito che è in Spagna. Ah, quanto ti volevo. Dove sta tuo marito? In Spagna, a Valencia. Valencia, c'è una bella festa a Valencia. Sì, sì, Antonella. Si sta divertendo. Hai visto tu il video? Sì, io l'ho visto. L'hai visto? No. C'è un video su Facebook. Pasquale che balla, che canta, pure lì c'è, capito? L'altro Valencia canta con Pasquale. E punti di scherziamo. E anche quando... ovviamente al coro, a questi amici. Al coro, ai sostenitori che vi ha pagato, spero, no? No. Vabbè, allora dopo Paola vi porta al bar, state tranquilli. Un gelato. Vabbè, confortatevi con il conforto, la canzone che. Grazie. Ok. Sei emozionato? No. Perché c'è sua moglie che è presente. Sono emozionato. Dopo che mi ha presentato una volta mia mamma, adesso è toccata mia moglie. La mamma è sempre la mamma, Carmelina. Non posso leggere. Rosetta, io prima l'ho vista. Eccola là. Buonasera, bellissima. Sì. Va bene, lasciamoli cantare. Sì. Città non dorme, allora siamo in due. Per non farti scappare, chiusi la porta e consegnai la chiave a te. Adesso sono certa della differenza tra prossimità. Nel modo in cui ti muovi in una tenda in questo mio deserto, sarà che piove da luglio, il mondo che esplode in pianto, sarà che non esci da mesi, sei stanco, hai finito i sorrisi soltanto per pesare il cuore con entrambe le mani, ci vuole coraggio e occhi bendati. Un cielo girato di spalle, la pazienza a casa nostra è contatto, il tuo conforto fa che fare con me, è qualcosa che ha che fare con me. Se questa città confonde, allora siete due. Per non farmi scappare, mi chiuse gli occhi e consegnò la chiave. Adesso sono certo della differenza tra distanza e lontananza.
casa. Sarà che piove da luglio, il mondo che esplode in pianto. Sarà che non esci da mesi, sei stanco, hai finito e sorridi soltanto. Per pesare il cuore con entrambe le mani ci vuole coraggio e occhi bendati. Sul cielo girato di spalle, la pazienza a casa nostra e coraggio, il tuo conforto ha a che fare con me. È qualcosa che ha a che fare con me. Sarà la pioggia d'estate, Dio che ci guarda dall'alto. Sarà che non esci da mesi, sei stanco, hai finito e respiri soltanto. Per pesare il cuore con entrambe le mani mi ci vuole un miraggio, quel conforto che ha a che fare con te. Quel conforto che ha a che fare con te. Ci vuole coraggio e tanto, tanto, troppo, 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 troppo amore. Grazie. Grazie. Bravissimi. Bravissimi. La coreografia. La coreografia. Guarda, comunque bravi per la coreografia. Cioè, no, avete fatto un baffo a Carmen Consoli. Aspettateci per la canzone di dopo. Certo, no, io sono fasce, Paola, Anzia, il tuo fasce. Vestito, quindi la puoi mettere la fascia, oh, tranquilla. Ti devo dare una mano? Certo. Qua Massimo sembri, stai bene però. Ah, Max. Vedi. Va bene, complimenti a questa coppia simpatica. Perfetto, la prossima è una donna. Anche lei ha cantato diverse volte a Cesinali Canta. Lucia Luce. Brava Lucia. Anche per te le sostituisco. Sì, sì. Buonasera a tutti. Aspetta che adesso Max e Paola non ci sono, c'è Lucia. Lucia, cosa ci canti? WhatsApp dei Forno Blondes. WhatsApp, oggi senza WhatsApp non si messaggia più. Tu hai creato il gruppo per farti venire a sostenere? No, è stato tutto spontaneo, devo dire la verità. Ci sono le sostenitrici, ecco, le mie cari amiche. Le mie care amiche, anche i mariti. I mariti? Eh sì. Quanti ce ne sono, mariti, Lucia? Sono diverse amiche, quindi. Quindi diversi mariti? No. Uno, Carmelina, uno. C'è anche il mio gusto. One. Vuoi dirci un po' di questa canzone? È un testo in inglese, una canzone un po' vecchiotta, datata, però mi è sempre piaciuta e quindi desideravo cantarla. Ma a proposito, il marito ha appoggiato questa canzone o no? Sì, alla fine ha provato questa, ne ha bocciato un paio perché dice poi le persone si annoiano, se ne vanno e allora fine facciamo. Stranamente le persone stanno venendo. mi raccomando, restate fino alla fine. Lucia, vai, il palco è tuo. Scraping from above, what's going on?
Sì. Carmine Forgione. Buonasera a tutti. Carmine, cosa ci canti questa sera? Tanto per cambiare, una canzone dei Pooh, una recente, insomma, dell'altro ieri, agli anni 70. Cosa si può dire di te? Sì. Cosa si può dire? E che si vuol dire più? Ok, ci stiamo divertendo, questo è l'importante, insomma, è passare una serata insieme. Ma so che tu la musica anche da giovane hai fatto parte di un gruppo musicale? Diciamo che sono partito da quando avevo 14 anni e siamo stati immortalati anche a Santo Stefano del Sole con una scuola cantorum di Cesinato. Tutte le mamme di questi signori che stanno cantando, il 50% facevano parte di questa scuola cantorum. Bravissimo, bravissimo. Allora in bocca al lupo. Buona. Se vuole. Quando l'età si svegliò e
stava a chiudere, io ti fermai, l'abbia amato per essere uomo, io volevo averti nella stagione dei fiori aperti, la prima notte dei sogni. No, complimenti, veramente una bella voce. Grazie, grazie. Allora Antonella, allora adesso dobbiamo fare un sacco di complimenti, sì, se vogliamo, sì, essere riconfermate l'anno prossimo. Sì, sì. No, io sono stata la seconda scelta, Carmelina. Ah. Non è che io voglio dire. Oh. Pure questa. Sì, sì, sì. Tu però sei stata la prima. La prima. Beh, quindi. Però adesso c'è Vittorio Salvetti. Pellegrino spagnolo, l'ideatore, l'organizzatore, quante cose fai? Sono tornato. Sei ritornato finalmente? Dove sei andato? Un po' di tutto. La leggenda. La leggenda. Senti, sono il posto emozionato. Stasera, no? No, solo no. No, vabbè, perché... Ci vediamo sempre in coppia in questo festival, capito? Ci si manca la spalla. Lasciamola agli spazi. Sta un po' a riposo. In panchina. Pellegrino, cosa ci canti? Canto una canzone di John Legend, All of Me. La volevo dedicare a Maria, che oggi è Maria, che oggi... Quanti anni sono, Pellegrino? 12 anni. 12 anni. Però devo dire, Maria mi ha detto che oggi sono è il lutto. Lutto. Non è una festa. Perché avete litigato? No. Ah, non litigate mai? Ogni tanto. Vabbè, è normale, tra le coppie litigano. Certo. Vabbè, Pellegrino, ti sopportà, però tiene ragione Maria. Parli troppo. Ma scusa, prima dietro le quinte ho visto una maglietta, non... La caccia dopo, la caccia dopo. Okay. Non svelare le sorprese, no, Antonella. Va bene, ti lasciamo cantare. Grazie.
Perdere l'amore di Massimo Rai. Una canzone importante. Impegnativa, importante. La vuoi dedicare a qualcuno? No. Pure solo a te, dici, ma te... Solo a me. Come mai questa canzone? C'è un ragazzo giovane come te. Perché ho perso sempre l'amore di sera. Cosa? Ho perso sempre l'amore di sera. Sempre l'amore di sera. Vabbè, ci riflettiamo noi con questa frase e poi dopo riveniamo con la soluzione. Voglio restare solo con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me, e che fino a ieri credevo fossi un re. Quando tra i capelli un po' d'argento di colore rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore, perdere una donna e avere voglia di morire. Lasciami
Lo dice, no? Ah, ok. Questa sera può darsi che l'hai trovato l'amore, no? Potrebbe. Dopo. Ciao. Il prossimo Carmine Ruocco. Non c'è? Pellegrino? Vabbè, non c'è. No. Sta arrivando Carmine. Scusate. Questo è il bello della vita, si direbbe. Il cambio d'arredo, Carmelina, lo fai dopo. Dopo. Però non lo dire a Paola. No, c'è una... la divolevo Paola, visto? Abbiamo anche il cambio d'abito. Carmine, anche tu sei nuovo? Sì. Sei amico di Giuliano, sì. Ma tu l'amore lo trovi di sera o lo vedi? No, lo tengo installato. Vabbè. Tu sei più, già l'hai trovato. Sì. E cosa ci canti? Amen. Bello. Hai questa canzone? No, perché mi piace. Gabbani, cioè da occidentale scarmo, poi è nato, cioè mi sono andato a sentire tutta la discografia. La discografia, sì, quello lo scorso anno ha vinto il Festival dei Giovani con questa canzone, è stato bravo. Infatti non è stata resa popolare, cioè non l'ho ascoltata più di tanto, diciamo mi piace più occidentalista. C'era minori. Sì. Invece il testo è bello. La vuoi dedicare a qualcuno? No. Nemmeno alla. Amen. Amen. La possiamo dedicare. È vero, c'hai ragione. Amen. Okay. Amen. No, io ti voglio chiedere. Alla porta
nascondo improvviste, spizzoli sotto la coda, sotto la coda, sotto la coda. E i trafficanti d'organi e le razzie dei vandali sono di moda, sono di moda, sono di moda. Un visionario mistico all'università viene seduto qui e ci salverà. Stemmi come ti ligo per l'infelicità, l'offerta è già finita, mi sembrate in pace. Cala il vento, nessun dissenso, di nuovo tutto tace. E allora avanti popolo che spera in un miracolo, e lavoriamo in lutto con un amen. Te ligo Luca Sergio al povero di spirito, dimentichiamo tutto con un amen. Il portamento atletico, il trattamento estetico, sono di moda, sempre in moda. Con l'abito del monaco, la barba del filosofo, muovo la coda, colpo di coda. Gesù si è fatto gnostico, e chi non si convertono, qualcuno è già in odor di santità. La folla in coda negli store dell'inutilità, l'offerta è già finita, figli andate in pace. Cala il vento, nessun dissenso, di nuovo tutto tace. E allora avanti popolo che spara in un miracolo, e lavoriamo in lutto con un amen. Perico Luca Sepico al povero di spirito, dimentichiamo tutto con un amen. Non mi sento amen, 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 amen. Dimentichiamo tutto con un amen. Amen, amen, amen. Dimentichiamo tutto con un amen. Il uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. E la terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza. Poi si svegliò. E allora avanti popolo che spera in un miracolo, e lavoriamo il lutto con un amen. Perico Luca Scettico al povero di spirito, dimentichiamo tutto con un amen. Amen, 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 amen. Dimentichiamo tutto con un amen. Amen, 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 amen. Dimentichiamo tutto con un amen. Grazie. Bravissimo Carmine. Bravo. A dopo. A dopo, dopo. Carmelina, tutto bene? Sì. Ah, però voi chiede solo io a te. Hai ragione. Antonella, tutto bene? Sì, sì, tutto bene. Ti stai divertendo? Molto, molto, io so. Vedo pure che loro. Si è riempita la piazza. Sì, no? Sì, sì. Secondo te si stanno divertendo? Sì, sì, sì. Li vedi caldi? Sì, sì, sì. Mi vedi caldi? Un applauso. E meno male che... Brava Paola, fallo solo tu. Paola, grazie. Ti paghiamo dopo, a parte. Va bene, proseguiamo con un'altra bellissima canzone. Ho cantato già qualche altra volta? In verità non lo so, so poi che è un professionista, secondo me. Sì, sì. Maurizio Bubani. Maurizio, ha detto giusto? Solo uno che si diverte a cantare, basta. Ma suoni anche? Giusto? Ah, ecco, hai scelto una canzone bellissima. Chi non la conosce? Ecco. Vabbè, che emozioni hai di quei tempi? Una canzone che appartiene a tutti perché emoziona tutti. È vero, è vero, è vero. E allora facciamoli emozionare? Emozioniamoci. Sì. Emozioniamoci. Emozioni di Battisti. Ritrovarsi a
uscire da Voghera di mattina dove non si vede al passo. Sì. Osvaldo Lanni. Buonasera. Osvaldo, come va? Bene, bene. Allora, Osvaldo, durante le prove, canto questa, canto quella, canto questa, alla fine ha scelto un cavallo di battaglia. Siamo arrivati sulla stessa. Anche se, che volevi cantare all'inizio? Una canzone di Stefano Rossi, quella che fa "Che bello, due amici, una chitarra, uno spinello". Vabbè. Poi l'abbiamo. Che cosa ci canti? La fisarmonica. Gianni Morandi. Di Morandi. Quindi il prossimo cantante insieme a Rovazzi ci sarei tu. Allora ci contiamo, se fanno la registrazione la prossima a volare la canti tu e Rovazzi, non Gianni Morandi. Va bene. Però quella... un po' più rapper. E dovrebbero rapirti tua moglie, si spera di no, però. È meglio. Sì, salva. Come fa a mi lasciare? No. Ma poi questa canzone credo che la dedichi per lei. Sì, a tutti, va bene. Va bene. A te il palco. La fisarmonica stasera suona per te, per ricordarti un amore, uno di tanti anni fa, la fisarmonica. Non piangere, non ti cancella così.
sera suona per noi, torna più grande che mai il desiderio di te, la fisarmonica suona per me. Era di notte, c'era la luna, baciamo le tue labbra, era l'ultima volta, e ne andavi da me, la prossima. Si ripresenteranno di nuovo gli stessi cantanti, la scelta era troppa, quindi abbiamo dovuto ripescarli di nuovo. Perché mi dica? Allora, Gabriella Genovese. Si sta? Ci sono problemi tecnici? Dietro le quinte ci di... No, si pensava che ci fosse un ospite, non c'è. Ok. Quindi, Carmelina, abbiamo sbagliato. Ci hanno fatto sbagliare. Ci hanno fatto come al solito. Stava andando bene, perché stava andando troppo bene. Comunque ci vogliono boicottare. No, comunque lo so chi è. Chi è? Io la vedo. Sta sempre in prima. Allora, Paola, tu devi sapere che stasera noi siamo le protagoniste insieme a te, capito? Perché se tuo marito non ci sta, ti facciamo compagnia noi. E ci risale sul palco Ciro Biondi. Scusa Ciro, posso... Dove sta? A mangiare una pizza. Però una pizza la potete portare pure qua. Un pezzettino a noi. Dopo ve lo porto. No, noi siamo buongustai. A parte... Sì, va bene. No, una margherita, la classica. La pizza alla romana, fa la mangia. Infatti adesso... Siete capricciosi stasera. Veramente? Sì. Non ci siamo fatti i capelli ricci. Lei è un po' ondulati, a me non sono lisci, quindi... È umido. Simpatico comunque. Allora, Ciro, cosa ci ricanti? No, non ricanto. Canto Se io, se lei, un'altra canzone. No, nel senso che stiamo ripresentando i cantanti di prima. Pensavo che ti riferivi al brano. Se io, se lei, di Biagio Donati. Bellissima. Vai. Un po' meno distante.
Non ho preso il limoncello, quello è stato il problema. Ah, vabbè, non mi perché fa mangiare questo limoncello, è un'altra battuta. Per cercare di difendermi. Va bene, bravissimo. Grazie. Prossimo anno. Cioè, però noi non ci saremo. Pellegrino già ci ha detto no. Già c'ha. Forse come terza, quarta scelta. Non abbiamo il fattore X. X. Allora, la prossima cantante. Gabriella Genovese. Dio, dove sei? Dobbiamo aiutare un po', vero? Vogliamo aiutare? No, nel senso che noi... Ma noi siamo professionisti adesso, loro. Capito? Sì. Senza bleff. Sì. Vabbè, anche adesso... Minuetto. Bellissima canzone. Di Mia Martini. Stop. Io direi che abbiamo detto tutto. Però va bene, abbiamo detto ci tutto. Siamo capiti noi. Ok. Bellissimo. Ciao. Ora ammetto che la colpa è mia.
emozionata eri questa volta. Eri molto più sciolta. È vero, è vero. Gabriele, il prossimo anno ci rivediamo. Il prossimo anno ci rivediamo, sì. Riconfermato pure tu, eh? Stiamo facendo pure le selezioni. Allora, adesso qua un po' di inciuci. Sì, perché poi dobbiamo capire se con questo Simone, titolo deve dimenticare Simone o deve ridimenticare. Vabbè, ce lo spiega Alessia Urciuoli. Sta qua, dai. Vieni Alessia. Vieni Alessia, vieni in mezzo a noi. Ti do il microfono, vieni. Allora, prima ad Erika. Sto a tutti. E dimentico tutto. Vuoi dimenticare tutti questi qua? No. Ma la canzone di prima com'è andata? Adesso su Facebook? È arrivata la risposta? Non ancora. Vabbè, se entro 24 ore questa risposta non arriva, lasciano per dimentica tutto. Ecco, appunto. Gli dedichi poi questa canzone. Va bene. Canta Alessia. Maurizio Di Vito che canta.
da un tipo di canzone ad un'altra. Un'altra. È eterogeneo, aspetta. Ho cambiato un poco dal serio al... Dal serio, ma vuole fare anche la coreografia? Veramente volevo qualcuno. Allora, chi vuole salire a fare un po' di coreografia? Siete tutti invitati. Occidentali Scarma, Mamma mia. Almeno un poco di coro sotto il palco. Va bene, infatti, quella la si conosce. Penso che i bambini la conoscono. Mica esce il gorilla. Esce il gorilla, non lo so, può darsi. Può uscire Pellegrino però, E Pellegrino uscirà forse. Ah, eccoli qua. Ci sono i bambini che fanno la coreografia. Vediamo. Chi è che fa la coreografia? Giuseppe. Raffaele. Riccardo. Voi ballate adesso. Ah, c'è anche una femminuccia. Tu come ti chiami? Giorgia, facciamoci più avanti così ci facciamo vedere. E poi eccola. Chiara. Tu? Carlotta. Vieni qui anche tu. Quindi voi farete la coreografia della canzone? Ma te ti abbiamo presentato. Raffaele. Vieni. Un'altra ancora. Aniello. Tu sei il fratello di Alessia. È stata brava tua sorella? Sì. La sorella? Tu non canti in me. No. Lui balla. Tu sei brava a ballare però, vero? Quindi tu sei il coreografo. Altre tre bambine. Ah, che non c'era nessuno, sì, Maurizio, sono aumentati i gorillini qua. Enrica. Asia. Fabiola. Ok. Fabiola. Scendete un po'. E a voi le belle cose allora. Fate una bella coreografia. È stata una cosa improvvisata. Questi bambini non si tirano indietro, bravissimi. Il coreografo, stavi un po' decidendo i passi. Mi raccomando, ma vi siete preparati dietro le quinte? No. Daniello però... Allora fai vedere giusto un passetto che dobbiamo fare tutti. No, il più difficile. Fai vedere il più difficile. Allora, facci vedere. Ok. Perfetto. Okay. L'hanno visto secondo te? Sì. Vabbè, tu sei bravo, non ti preoccupare. Oh! Ah, ce ne sono altre! E beh, è la canzone dell'estate, la coreografia ci vuole. Solo il nome. Manuela. Gaia. Emilia. Perfetto. Allora, cantate, Occidentali Scarma. Essere o dover essere, il dubbio ammetto, contemporaneo con l'uomo del neolitico, nella tua gabbia per me, e ti ricordo, intellettuali nei caffè, internet orgi, social. Occidentali Scarma, la scimmia ruta balla. Occidentali Scarma, piovono gocce di sciame su corpi asettici, mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili, tutti tuttologi polvere, tocca dei popoli, oppio dei poveri. Accettiarsi, umanità virtuale, sex appeal, comunque vado a passarei e segni the way, e sogni di nirvana, c'è butta in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria, la palla grida un mantra, le voce in sciampa, a scimmia nuda.
da panna, occidentali scarma, occidentali scarma, la scimmia non da palla, occidentali scarma. Quando la vita si distrae, cadono gli uomini, occidentali scarma. Occidentali scarma, occidentali scarma, la scimmia non da palla, occidentali scarma. Ottima scelta. Bravissimi. Maurizio, la coreografia è stata eccellente, bravissime. Ma la principessa Vestitino, bravi bravi, si sarà emozionata mamma, credo. Vogliamo accompagnarli? Bravissimi a tutti, complimenti. Bravissimo Maurizio, riconfermato pure il prossimo anno, eh? Aspetta, prendete la piccolina, è occidentalista, ma ci vuole il tormentone dell'estate. Anch'io avevo un'amica che la sapeva fare questa coreografia. Chi è? Antonella? No, dillo. Non lo posso dire. Guarda, vabbè, lo dico io. No. E Anna? No. Anna non balla, non canta, non suona. Allora, continuiamo con la serata. Perfetto, chi canta, Carmelina? Anna Maria Forgione. Maria al centro. Anna Maria, adesso cosa ci canti? Baby, can I hold you tonight? Di Tracy Chapman. Significa baby, posso stringerti stanotte. Carmelina, sei stata in America? Sì, si vede. Sai tradurre bene. Allora canti con me. Allora faccio il coro, faccio la doppia voce. No, lei voleva fare la coreografia di prima. Soltanto è che ci si perdeva con qualche passo, capito? Ho visto che erano troppo professionisti, allora mi sono messa in un angolino. Un angolino, è vero. Anna Maria, di questa canzone cosa ci racconti? Visto che prima hai detto benissimo tutto. L'amore. Sì, è un testo che risale agli anni 80. Ok. Dedicato a un uomo o una donna innamorata. Al proprio compagno. Va bene, a te il palco. Attenzione se parte un po' di fumo. Mi raccomando. No, perché c'è qualche problemino, quindi solo coriandoli se riusciamo, lì un po' di vento e poi basta. Yeah.
piano, Carmelino. Antonella, stiamo in ritardo. Non arriviamo. La scaletta, la pubblicità. Riconfermata, va bene? No, libera. A piedi voi. Per l'anno prossimo. E la coppia dell'estate, a livello di coppia di cantanti, Il duo. Il duo che Paola. Va forte. Massimo e Paola. Paola, Cucinella e Massimo. Prima le donne. C'era scritto perché prima Paola Massimo. Deve andare di qua. Tutto organizzato. Aspetta, Paola. Così? Ecco qua. Va bene. Chi l'ha scelta questa canzone? Ne abbiamo provati un paio, questa canzone. Solo un paio ne avete provati. Questa era quella che veniva meglio a Paola. Se viene bene a lei. Questa canzone ha gli anni della nostra amicizia. Ah, bravosa! Cosa facevi in quegli anni, Paola? Tu? Nel 1995. E io mi bucavo alle feste di 18 anni. Si è bucata la festa di Massimo. Ah, perché non era stata invitata? No. E poi è nata questa amicizia. Wow, Massimo, che cazzo. Io c'ero alla sua festa, sono stata invitata però. Non c'ero, però. Però, lei era invitata. Va bene, cosa ci cantate? Facciamolo... Se mi vuoi. Se mi vuoi, di Pino Daniele. Daniele e Irene Grandi. Irene Grandi, sì. Ah, c'era scritto Irene Grandi. Pensavo di Paola Cucinelli. Scoprire che la paura è una certezza e sale, sale, salirà quest'ansia che ci unisce e passa ma non passerà quest'attimo che cresce. Senza tempo. Se mi vuoi, ho bisogno di una mano anch'io. Ho il tuo sguardo che mi stringe da un po'. E passa ma non passerà questa tribù che cresce. Amarsi ancora amare ancora ma senza tempo. E sale, sale, salirà quest'ansia che ci unisce e passa ma non passerà questa timo che cresce. E passa ma non passerà questa timo che cresce. Invertitevi!
Bravissimi. Bellissima Paola, pure la coreografia. Bella. Ci è piaciuta? 10 più, più. Riconfermato. Che due. La coreografia Paola, riconfermato. Sì. Passiamo a Lucia. Lucia, attrice, cantante, presentatrice no. No, forse pure presentatrice. Allora sei un... Fai tutto. Un po' di tutto. Sì, che ti com'è? Manca? Come? Cosa ti manca da fare? Niente. Un balletto. Balletto. Allora, l'anno prossimo tu, categoria ballo. Ok. Allora, cosa ci canti? Why di Randy Crawford. Perché? Esatto. È una canzone dove il testo parla di una persona che si è smarrita nel buio e spera di trovare la luce del giorno grazie anche al Signore. Ah, bellissimo. Bellissimo, bellissimo. E allora buona Paola, per dispetto ha messo questo al contrario. Ecco qua. Ringraziamo chi si è sacrificato fino a quest'ora. Ora è vero, ma bravi a tutti, a questi pochi rimasti. Grazie. Ti aiuto io, Carmelina. Però
prossimo è Carmine Forgione. Carmine Forgione, non si può morire dentro, però uno come lui, cioè, è vivo, è simpatico. È... Beh, Gianni Bella, insomma, canzone degli anni 70. 70. Proprio dello scorso anno. Sì, sì, tutte recenti. Cosa recente. Va bene. Va bene. Va bene. Mi dovete chiedere qualcosa, no? No, 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 no. Vuoi non mandare di fretta perché c'è il dopo festa. Vuoi dire qualcosa? Ah, va bene. No, e chi ci sarà come ospite? Non lo so, non ce l'hanno voluto dire. Beh, ci saranno tanti compagni. Sì, signore. No, gli amici più stretti sono rimasti. Va bene. Quelli più intimi. Ok. Buona serata, grazie. A
adesso è la volta dell'enigmatico. Sì, del rebus. Sì, 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 sì. Come aveva detto prima l'amore perdo di sé. L'amore di sé. Chissà per questa volta con cosa ci lascia, con un'altra frase. Ce lo spiegherà lui, Giuliano De Matteis. Un applauso. Cosa ci canti adesso? Anche questa è vita. Di chi? Di Anonimo Italiano. Ah, tu pensavi che Anonimo è un cantante. No, è un cantante, lei è un po' ignoto. È meglio. Grazie. Giuliano, il nostro Gabbani, sì. Carmine Rocco, che ha scelto una canzone carina, Tra le granite e le granate. Ce la puoi spiegare un po'? No, è
estate praticamente è la nostra nuova tormentone, il nostro nuovo tormentone. Su tutte le spiagge quest'anno, tra le granite e le granate. Vai Carmine. Cesina di Canta, non l'abbandonate, venite anche l'anno prossimo. Continua, sta per terminare quasi, eh? Vabbè, le persone già hanno terminato. Però ci siamo divertite, sì, dai. Sì, sì. Spero pure questi pochi rimasti. Maurizio Cumbani. Troppa gente che applaude. Troppi applausi, Maurizio, ti stai emozionando? Vabbè, fai finta che ci sono proprio poche persone, non ti preoccupare. Bella canzone, un'altra bella canzone impegnativa, un bel significato. Vai Maurizio, che ci canta Caruso. Luce, tira forte il vento,
era su una ragazza che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. E voglio bene, ma tanto, tanto bene. E la candela ormai che scioglie lo strappo di te. Penultimo. Osvaldo Lanni. No, per ultimo, si conclude in bellezza. Allora, gli ultimi saranno i primi, non ti preoccupare, con te perché abbiamo voluto creare l'attesa. Te sai. Ah, bellissima. Vabbè. Antonella, però. Non è la pratica, la ragazza non è potuta venire, capito? E siamo rimaste noi le presentatrici e cantare qualche amico. Allora ci canta Carezza il pugno di Adriano Celentano. Hey,
come adesso non lo sono stato mai. E quando è mezzanotte, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno, e da pugno chiuso una carezza nascerà. È diventata un pugno chiuso, sai, cattivo come adesso non lo sono stato mai. E quando è mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno, e dal pugno chiuso una carezza nascerà. Bravo, bravissimo Osvaldo, bravo, bravo, riconfermato. Bravissimo. Anche tu il prossimo anno con un pubblico un po' più, con un pubblico insomma, perché diciamo che tagli dei fondi, cioè qua nemmeno un mazzo di fiori, niente, Antonella, no, a te t'hanno pagato? No, no, neanche una bottiglietta d'acqua, nemmeno, questo, chi lo organizza questo qua? Pellegrino Edenzo. Comunque veramente bravi ragazzi, stiamo migliorando di anno in anno, stiamo migliorando. Per, comunque, guarda, per l'ultima canzone c'era anche un principe con noi, un principino. Vero, un principino, ma tu sei fidanzato, vero? Sì. Si può dire con chi? Fatima. Di dolce, con Fatima. Ma lo vuoi presentare tu il prossimo cantante? Chi è? Pellegrino. E Pellegrino chi? Mio padre. Tuo padre. Ma tu vuoi fare il cantante come papà? Sì. O il ballerino? Il ballerino. Più ballerino. Sei più bravo. Vabbè, quello tuo padre si diverte a cantare, non è che bravo, sia bravo, bravo. Cioè, voglio dire, mo siamo quattro gatti, si può dire. Bravo, però non è che ci sembra un bacio. Fiori, né fiori, né una bottiglietta d'acqua, bravo, né un pezzo di pizza. Né una... È vero che uno lo fa per il paese, diciamo, di qua, però... Ma poi posso dire... Ma state due però... Ma questa è stata un buon flosco comunque. E noi abbiamo riconfermato tutti i cantanti. Tranne per le presentatrici, che voglio dire. Vabbè, ma noi possiamo salire, io mi dico grazie. Vabbè, canto io e poi dopo vi richiamo. Ci stai cacciando, Pellegrini, ho capito. Se no mi cacciano. Se posso dire una cosa, il regalo più grande qual è? Il mio regalo più grande. No, questa è nata, questo non è una emozione. Ciao, ciao. Allora, dico, il tuo regalo più grande, che mo non ti a Maria, non devi parlare più del festival. Che non mi sta credendo, cioè, sta credendo. Vabbè, canta, canta. Canta che è meglio, va. Grazie. Allora, ti apposto. Due minuti e 50 secondi. Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo.
prima sarà la fine che si è dato con me. Volevo dare solo che vorrei volare. Meno male che siamo in campo. Sì. Voglio ringraziare tutti, il Comitato Festa Sant'Antonio, la Prologo, l'amministrazione comunale, Peppino può venire sul palco, in particolare Nicola al service, grazie Nicola, Antonio, Luca la video foto, Antonio Spina al tecnico audio, alle basi questa sera, Enzo che è in panchina, lo ringrazio lo stesso anche se oggi stasera è stato un po' fermo. E che dire, ringrazio voi che avete partecipato, vi ho fatto una piccola targa anche se ho dimenticato di portarvi un po' d'acqua. Come le parole di una canzone. La presentatrice Antonella Sirignano per la professionalità e la disponibilità. Una piccola targa ricordo, così bello, come va bello, Carmelina, bello. La presentatrice Carmelina Iannuzzi per la presentazione. E disponibilità è vero, ci siamo divertite, gratuita così. Male. Vabbè. Che dire, questa la dovrò mettere a casa, sì troverò un posto, mio marito sicuramente sarà felice e grazie a tutti quelli che hanno cantato questa sera, sì. E grazie a voi che siete rimasti, grazie anche a voi. Ci vediamo se va tutto bene. Se va tutto bene, perché questa lì è stato un flop. Diciottesima edizione l'anno prossimo. Questo perché era la diciassettesima. Forse Pellegrini però, voglio dire. Secondo me questa è la 18. Hai ragione. Va bene, buona serata a tutti. Che il presidente, cosa sta dicendo il presidente? Pino, sei pregato di salire sul palco. Se devi dire una cosa, o vieni qua o non. Già che non ha piovuto, perfetto, perché solitamente piove quando è festa. Ah, ho capito. Ciao Marino, grazie a tutti, buona serata. Grazie a tutti.